Stasera mangerò bene, tesoro. Attenzione! Non credevo che mi avessi il coraggio. La mente mi gioca brutti scherzi. Se ne sono andati. Devo averli spaventati. Credo che Brynjolf possa darti tutte le informazioni di cui hai bisogno. Se hai voglia di parlare, sappi che la caraffa non è il posto giusto per farlo.
Riavere l'artiglio è davvero una cosa molto importante per me. Ti ringrazio. Delphine, che piacere vederti. Vediamo le Blade, ora il nostro. Insieme fermeremo quei draghi. Ital, grazie al concordato oro bianco hanno potuto. La gran. A me sembra. Ma per rispondere a Posefi, calpestò anche il sacro nome di Talos. Governano i Talmor per. Ma anche le Blade non capirono che la grande guerra. Esbern, vecchio mio. Le Blade, ora il nostro. Insieme fermeremo quei draghi. Dovessimo portarli giù a terra uno per uno. Le Blade hanno. Ora il nostro. Insieme fermeremo quei draghi. I Talmor, grazie al concordato oro bianco, hanno potuto agire il pre. Anche in oro. Senza dubbio è andata esattamente secondo i piani dei Tal. Sono contenta che tu sia sano e salvo. Vieni, c'è un posto dove possiamo parlare. Orgnar, sostituiscimi al bancone per un attimo. Non c'è problema. Da questa parte. Vediamo cosa ha da dire Esbern. Allora, immagino tu sappia. Oh, sì, il sangue di drago. So tutto. Questo cambia tutto, ovviamente. Non c'è tempo da perdere. Dobbiamo trovare. Ti faccio vedere. Devo averlo qui da qualche parte. Esbern, cosa. Dammi solo un secondo. Guarda qui. Il Tempio del Rifugio Celeste. Il Muro di Alduin è una delle glorie perdute delle Blade, dove misero per iscritto tutto ciò che sapevano su Alduin e sul suo ritorno. In parte storia e in parte profezia. La sua posizione è rimasta sconosciuta per secoli, ma io sono riuscito a ritrovarla. Non perduta, capisci? Solo dimenticata. Gli archivi delle Blade custodiscono numerosi segreti. Io sono riuscito a salvarne solo una piccola parte. Sì, esatto. Beh, è quello che. Lì troveremo il muro di Alduin. Di cosa stia parlando? Quindi credi che il muro di Alduin ci svelerà come sconfiggere Alduin? Beh, sì, probabilmente. Lo sapremo con certezza solo al momento giusto. Allora si tratta del. Riavere l'artiglio è davvero una Grazie. Cosa molto importante. C'è chi la chiama spazzatura, ma io preferisco chiamarli tesori. Ci vediamo. Andiamo al Tempio del Rifugio Celeste.
continuiamo ad avanzare.
Ehi tu, non so dove stai andando, ma non ti avvicinare alla miniera. Non è sicuro. Siamo arrivati a un'antica. Con quei non morti in giro non possiamo lavorare, quindi non andrei laggiù se fossi in te. La cosa sembra promettente. Sì, questa è sicuramente opera dei primi acavili. Dobbiamo passare questo ponte. Queste colonne c'entrano in qualche modo. Sì, questi sono simboli di acavili. Vediamo. Tu hai il simbolo del re e del guerriero. E ovviamente il simbolo del sangue di drago, quello con una sorta di freccia che punta verso il basso. Sì, esatto, il simbolo sulla colonna sinistra. Dato che il tempio del rifugio celeste fu sigillato per impedire il ritorno del sangue di drago, proverai a ruotare tutte le colonne verso quel simbolo. Qualunque cosa tu abbia fatto ha funzionato. Vediamo cos'altro ci hanno lasciato le vecchie. Passeremo una volta che sarà sicuro. Attenzione! Passeremo una volta che sarà sicuro. Sì, credo che siamo vicini all'ingresso.
Magnifico. E anche molto ben conservato. Ah, ecco il sigillo di sangue. Si tratta di un'altra arte perduta degli Akaviri. Suppongo si azioni con il sangue. Il tuo sangue, sangue di drago. Guardate qua, osservate come le antiche Blade onoravano Reman Cyrodiil. Come si è conservato bene! Non avevo mai visto un esempio migliore di basso rilievo risalente agli inizi della seconda era Akaviri. Esper, ci servono informazioni, non una lezione sulla storia. Sì, sì. Vediamo un po' cosa c'è qui. Ecco Alduin. Questo pannello risale all'inizio del tempo, quando Alduin e il culto del drago regnavano su Skyrim. Qui gli umani si ribellano contro i loro padroni draghi, dando vita alla leggendaria guerra dei draghi. La sconfitta di Alduin occupa la parte centrale del muro. Ecco, qui sta cadendo dal cielo. Le lingue dei Nord, i maestri della voce, sono schierate contro di lui. Ebbene, come hanno fatto a sconfiggerlo? Siamo qui per questo, no? Bisogna avere pazienza, mia cara. Gli Akaviri non erano un popolo diretto. Tutto ciò che ci hanno lasciato è espresso attraverso allegorie e simbolismo epico. Sì, sì, questi segni che fuoriescono dalle bocche degli eroi Nord è il modo con cui gli Akaviri indicano un urlo. Ma non sappiamo a quale urlo si riferisce. Probabilmente ha a che fare con i draghi, o addirittura con Alduin in persona. Vuoi dire che hanno usato un urlo per sconfiggere Alduin? Ma ne sei certo?
Oh, sì. Non avrebbero parlato così tanto dell'urlo se non fosse stato importante. Ricorda, questo muro è stato creato come memoria per le Blade del futuro. Nulla è qui per caso. Dunque stiamo cercando un urlo. Accidenti. Hai mai sentito parlare di una cosa del genere? Un urlo che può abbattere un drago mentre vola? Temevo che l'avresti... Immagino che non... Speravo di non doverli coinvolgere, ma... Fare a... I barbagrigi... Pensaci. No, fidati di me. Non c'è... Solo se... Quelli... E poi ci... Ma se vivi in preda alla paura di... Bene. Esploreremo il tempio... Che Talos ti... Hai mai sentito parlare di un urlo che può abbattere un drago mentre vola? Nel terzo pannello. La profezia che portò inizialmente gli Akaviri a Tanri. In cerca del sangue...